Oh, eccoci qua. Allora, cari amici di armi.com, cari amici dei social, oggi sono una sexy star molto, molto importante, molto particolare anche per le cose che fa, che ho già sentito in passato, ho avuto il piacere già di sentire, e lei è Sally Blu. Ciao Sally. Ciao a tutti, ciao Ale, tutto bene? A posto, dai, a posto te, tutto a posto. Tutto bene. Spettacoli ricominciati già da un bel po', il fine settimana sempre più o meno pieno, quindi insomma il lavoro non manca. E io ti ho ricontattato volentieri perché l'ultima volta quando si è parlato ormai 3 anni fa, quindi poi dopo, come si diceva prima, c'è stato, diciamo, anche un po' il matrimonio con la Moastar, che poi insomma ti ha dato comunque delle soddisfazioni, eccetera. Molto, molto. Gianluca è molto bravo nel suo lavoro, come manager, ti segue, ti sta dietro, è una persona molto disponibile, quindi non mi posso che non lamentarmi, quindi è bravissimo Gianluca. Ecco, e dal punto di vista tuo, eri già allora un profilo un po' particolare, magari rispetto a altre colleghe, perché privilegiavi il discorso di una disciplina che poi in realtà è appunto un settore molto sensuale, molto erotico, molto sbarazzino, che è quello del burlesque, no? Sì. Te sei nata, diciamo, con questo immaginario, ero molto erotico, appunto. Punto, e l'hai sviluppato sia da imparandolo e anche insegnandolo, no? Se mi ricordo bene. Certo. Allora, diciamo che meglio, tutto quello che riguarda spettacolo, burlesque, è una forma, come ti dicevo anche 3 anni fa, di arte e di erotismo, perché l'erotismo per me è arte. Quindi io l'ho trasformato nel mio lavoro, sostanzialmente. Mi piace fare questi giochi erotici, queste scene erotiche, perché comunque richiamo la sessualità mentale, capisci? C'è Certo. sia quella fisica, ma c'è soprattutto quella mentale. Si parte tutto dal cerebrale, dall'universo cerebrale, insomma. Certo, sì, tutto inizia da là, ovviamente. Quindi immaginazione, creatività, con Sì, tutti ci sta. questi spettacoli, che avevi già tantissimi, e tanti personaggi importanti, carini, un po' vecchi, un po' nuovi, un po' vintage e un po' più Sì. attuali. No, mi ricordo che c'era quello importante della canzone di Mina. Sì, Buonasera, quello dottore. lì è stato, io penso sia stata la mia più bella creazione, di questa donna degli anni 30 che ha un amante con questo telefono col filo lungo che se lo passa. Quindi io penso che quella sia stata il mio massimo della creazione. Poi ovviamente io devo essere ispirata, quindi adesso sto montando uno spettacolo, però ci metto un po' a montarli, perché ovviamente io devo essere ispirata, le musiche devono essere giuste, i costumi devono essere giusti e quindi ci metto un pochino a Di montare. lavorazione, mi diceste, anche perché insomma te in queste cose curi particolari, curi le coreografie e ti sei sempre abituata a fare tutto da sola, insomma, no? Dalla scelta della musica alla reazione diciamo, dello spettacolo a livello. Quindi, insomma, anche un po' di l'impegno ovviamente è grosso curando tutti questi aspetti, anche perché poi ci sono dei personaggi differenti, come si diceva, e anche atmosfere differenti, che vanno in questo caso un po' più vintage, poi la classica hostess, c'era parlato anche della geisha, quindi insomma, Sì. personaggio più orientaleggiante, insomma. E mi diceste appunto che c'era questo, che te fondamentalmente insegnavi all'epoca anche il burlesque aereo, giusto? Sì, io facevo il burlesque aereo. Adesso vabbè, è un po' fermo perché comunque con la pandemia e tutto quanto si è un po' fermato. Però sì, avevo inventato questa cosa che comunque avevo visto in America del burlesque aereo. Andava, stava funzionando. Poi adesso per la pandemia ci siamo un po' tutti fermati, è un po' tutto fermo, però poi lo riprenderò ovviamente. Corso di scuole, quest'ultimo anno è stato, diciamo, fermo Sì, nell'ambito. no, beh, diciamo che questa cosa che comunque non ha aiutato noi artisti, diciamo che siamo un po' svantaggiati da questo punto di vista. A me è andata un po' bene perché comunque avendo la partita IVA un pochino bene mi è andato, ma chi è che comunque non ha né partita IVA né niente è andata male.
Certo, in quel periodo lì, diciamo, che dove comunque c'è stato un po' un rallentamento obbligato, te come l'hai vissuto? L'hai affrontato in maniera un po' creativa, nel senso che magari sei stata lì, ti sei creata un po', magari qualche altra cosa, qualche altra coreografia, qualche altro soggetto, oppure insomma l'hai patito un po' a Allora, livello. io diciamo che comunque viaggiando sempre a mille, a bomba, no? Quando mi sono fermata ho detto, porca miseria, sono passati tutti questi anni. Cioè, perché sai, quando comunque viaggi tanto, sei sempre comunque a mille, non ti rendi conto di quello che fai, capito? Cioè, vai sempre minchia come un treno. E diciamo che un po' l'ho patita, perché comunque sempre stando in giro, poi chiusa in casa, l'ho un po' patita. Poi mi sono un po' ripresa. Ho fatto delle dirette con i miei fan, ho fatto un pochino di cose così, però è stata dura, è stata veramente dura. Infatti, quindi nel momento in cui è ripreso tutto, diciamo, l'attività più live, l'attività più, diciamo, di performance, nel senso appunto di spettacolo, di show, contemporaneamente, non so da quanti mesi, ma hai aperto appunto anche un OnlyFans tuo, credo sia comunque abbastanza recente. No, è recentissimo, avrà 20 giorni l'OnlyFans, non è tanto. Allora, lì la situazione com'è stata? Nel senso, è stata una scelta, diciamo, una scelta voluta o obbligata, visto che bene o male un po' ce l'hanno tutte, uno dice, vabbè, proviamo. Allora, mi ha sempre un po' incuriosito l'OnlyFans per vedere, non so, diciamo, comunque ho anche visto delle interviste di gente che comunque straguadagna, perché comunque è un buon settore. L'OnlyFans per guadagnare e quindi ho detto proviamo, ho detto mettiamo qualche foto così è partita bomba e va bene, cioè adesso sta lavorando bene vedremo. Quindi lì, diciamo, svesti i panni, diciamo, di sexy star nel senso più tradizionale del termine, quindi più artistico, e diventi un po' più una, diciamo, una performer quotidiana, diciamo, non so, magari. Allora, diciamo che comunque io sempre comunque invento scene erotiche, anche se uso il vibratore, però comunque c'è sempre un filo erotico, cioè riproduco la scenetta, hai capito? Un po' come Tinto Brass, sempre così, non sono mai volgare e tossa subito perché non mi piace assolutamente. Quindi la mia fetta di pubblico di OnlyFans è quella, che comunque giochiamo sempre sull'erotismo. E quindi questo rimane un po', la continuità di pubblico che c'è magari in un locale tuo, nel senso che viene a vederti te rispetto a una piattaforma, comunque sa che te non è che cambi totalmente aspetto dalla piattaforma digitale alla, esibizione dal vivo, ma c'è sempre la continuità dell'erotismo, diciamo, messo in un modo garbato, mostrato. Sempre, no, mi è sempre su quel filo là, ovviamente, sempre. Ecco, e mi diceste, mi ricordo, una cosina interessante, che poi all'epoca avevi anche un po' in mente, anche un qualcosa di letterario, cioè ti piaceva scrivere un po' dei racconti erotici, un libretto, roba del genere. Ci sono quasi, penso fine marzo uscirà il primo libro, poi ci saranno dei segui. È un bel libro, ci sono varie sessualità in mezzo, è molto erotico, ti porta dentro, le scene sessuali sono molto dettagliate, quindi te lo immagini proprio. Speriamo vada bene. Lì l'ispirazione da dove ti è venuta, perché comunque vabbè, ti piace sicuramente scrivere queste cose, diciamo la letteratura in generale erotica, perché se no uno non, magari lo sfogherebbe in altri modi, no? Anziché per scritto. Quindi evidentemente sei portata, diciamo, proprio al discorso della scrittura. Però ti sei ispirata a un qualche cosa o l'immaginazione tua è volata? Insomma. No, io mi sono ispirata molto sulla vita di mia mamma, perché mia mamma è molto come me, no? Molto aperta mentalmente e tutto quanto. Quindi ho raccontato delle cose da quando mia mamma era piccola a quando viene, perché mia mamma è calabrese, quindi racconterò che mia mamma viene su a Torino da sola e quindi avrà delle varie sfumature di uomini che incontrerà nella sua vita.
Quindi ho voluto raccontare un po', ovviamente è tanto romanzato, eh. Certo, sì, quindi si parte da uno Però spunto. sì, la mia musa ispiratrice è mia mamma, sì. Questo è bello perché quindi c'è anche un po' un richiamo familiare, insomma, Sì, no? Anche sì, sì. se chiaramente poi giustamente viene tutto ristudiato in termini poi narrativi, insomma. E poi l'idea che allora appunto dicesti, che in realtà poi è una cosa che diciamo hai fatto, era quella di studiare uno spettacolo basato su un periodo storico italiano. Diciamo, cioè totalmente italiano, proprio uno spettacolo italiano nel senso Sì, anche. ci sono quasi, sì. Ecco, e quindi lì, ora vabbè, già quello lì che mi hai detto a proposito del telefono famoso è un vintage tipicamente italiano, perché la canzone è legata all'immaginario italiano, la Sì, situazione di. diciamo che comunque, cioè sì, in quello spettacolo ci sono musiche italiane e c'è anche comunque il grande in assoluto che adesso purtroppo è mancato, Ennio Morricone. Io uso tantissimo le musiche di Ennio Morricone perché sono molto erotiche, io le trovo molto erotiche e vanno a toccare delle corde molto sensibili nella nostra testa. Quindi quando mi viene a vedere anche tipo un concerto, no? Sai, sei un po' emozionato, perché mi piace proprio mettere delle musiche che comunque vanno a prendere certe frequenze. Ecco, quindi il discorso anche musicale è importante proprio perché, si è detto prima, ma anche poi in generale resta diciamo un contesto, un elemento del contesto che ti deve comunque stimolare, no? Anche a quello che poi vedi fondamentalmente. Quindi è chiaro che una cosa del genere ha bisogno proprio di una preparazione abbastanza curata, diciamo, non ci. Ci sono improvvisazioni in uno spettacolo tuo o qualcosa di, diciamo, di distinto? Te lo studi tutto in precedenza? Io Studi un. studio tutto, poi ovviamente magari dipende dal locale, dipende da quanto spazio ho. Io comunque li studio i miei personaggi, almeno all'inizio, comunque con le musiche, i costumi, tutto quanto deve essere comunque un minimo studiato. Poi ovviamente come ti togli la roba, comunque devi comunque avere un criterio, cioè non puoi entrare due pezzi, hai finito, metti una canzone da discoteca bomba e hai finito lì lo spettacolo. Cioè c'è comunque sempre un filo logico da seguire. È che questo premia anche oggi, diciamo, questo discorso di arrivarci un po' con una certa, diciamo, grazia, un po' al punto più forte, al punto più esplicito. C'è ancora, diciamo, un po' la persona o le persone che comunque gradiscano un po' queste escalation, no? Anziché proprio regalare tutto e subito, che è un po'. No, diciamo che comunque con gli anni mi sono catturata quella fetta di pubblico, mi viene a vedere quella fetta di pubblico, cioè ho tanti fan che mi seguono e sanno che vengono proprio a vedere me perché piace quello che faccio, hai capito? Piace proprio come sono e tutto quanto, perché comunque sì, cioè tolto lo spettacolo che comunque devi essere, sai, tu in primis, poi io sono normalissima, sono un. Come se fossi una tua amica, hai capito? Cioè, metto molto a mio agio le persone, Non c'è non questo. sono la classica bump. Sì, ma anche quello è importante, certo. Sì, ma perché tanto alla fine, cioè, io vengo lì, faccio uno spettacolo perché mi piace fare spettacolo. E poi non è che devo farla vedere che ce l'ho d'oro, cioè, capito? Certo, sì. Senti, ma la preparazione che te hai avuto l'avevi fatta anche in ambiente circense, no? Se mi sbaglio, Sì, anche in ambiente del circo. Cioè, quindi tutte queste, forse anche da lì viene un pochettino la passione per l'esibizione, cioè da un ambiente, insomma, in cui poi se, devi essere un attimino scenografica anche, no? Devi catturare un po' l'attenzione. E quindi anche da lì forse è un mondo che ti ha lasciato addosso tanto a livello di show, di. tanto, sì. Diciamo che comunque l'arte circense, per quanto riguarda gli spettacoli circense, è un mondo meraviglioso, cioè come un bambino che rimane a bocca aperta perché vede questi esemplari volare, ed è bellissimo. Io comunque ho nel mio immaginario situazioni megalomane, ma che non posso comunque appurare nei locali perché non avrei proprio lo spazio per portare la roba, però io sono molto megalomane come visione.
cioè io porterei una botte di vino e uscirei come la dea con l'uva in mano, hai capito? Però non è fattibile questa cosa, non riesco a portarla. Si va fuori campo, diciamo, no? Sì, non riesco a portarla, però sì, io ho queste visioni megalomane, hai capito? Che te lo sei un po', capito, anche epiche, no? Un po' di... Bravissimo, sì. Di questa... Ho queste visioni così. Abbastanza mitologiche anche, insomma. Bravo. Sì. Solo che non si può fare, ho affitto un furgone, monto, faccio, però è un casino. È un po' il classico show, il classico spettacolo, pensato proprio come intrattenimento, in quell'ottica lì, nell'ottica proprio circense del termine, non tanto nell'ottica, diciamo. Pensi che comunque a Las Vegas fanno uno spettacolo da anni con spogliarelliste e spogliarellisti e hanno comunque un set della Madonna, cioè scende il letto, ti dico solo che scende il letto con la ragazza che comunque si è appena svegliata, cioè loro riproducono proprio queste scene qua, hai capito? Un po' musical, no? Anche Sì, è un volendo. po' musical, però nei locali che faccio io purtroppo non posso portare un letto, hai capito? È complicato. Sì, diventa un po' complicato poi uscire. Magari, però No, lo anche troverai. quello è un discorso interessante, cioè il fatto che te poi erediti un pochettino di elementi dello spettacolo tuo anche da quel settore lì, cioè da un settore come può essere, come si è detto, ecco, il discorso del circo, il discorso del burlesque. Il discorso secondo me appunto anche proprio del musical perché appunto curi le musiche e comunque poi te sei interprete bene o male di questo contesto, quindi è un po' anche cinematografico volendo, insomma, Sì, questa cosa, insomma. Quindi, alla fine, ecco, il discorso artistico, si giustifica perché te stessa tendi a mettere un po' una in scena, un qualcosa che abbia proprio una dignità anche di opera d'arte, nel senso di intrattenimento, ecco, questo è un po' il concetto del discorso. E il burlesque, invece, a quale tipo di burlesque ti ispiri? Perché nella storia, insomma, ce ne sono stati vari tipi, no? Da quello più raffinato, anche lì, sempre più hollywoodiano e quindi un po' più derivativo, a quello invece magari più francese, che è un pochettino basato, diciamo, sull'idea più popolare, quindi più proveniente, diciamo, da un concetto di passatempo, diciamo, più basico, ecco, non elevato. Allora, diciamo che la mia icona di ispirazione è Dita Von Teese. Io adoro Dita Von Teese. Dita Von Teese può stare anche vestita, ma tu non chiudi più la bocca. Cioè, Dita Von Teese ha un'espressione facciale. Infatti è molto importante, sempre quello che dico io, avere una base di burlesque perché quando poi andrai a fare la sexy star o la porno star che sia, hai comunque mimica facciale, che è molto importante la mimica facciale negli spettacoli, negli stacchi delle musiche, in tutto. E per quello che poi io, prendendo le basi dal burlesque e tutto quanto, sono arrivata a questo personaggio, hai capito? Però Certo. sì, Dita Von Teese è la mia massima ispirazione. Certo, quindi anche il discorso proprio appunto espressivo, Sì, l'espressione. è molto importante l'espressione facciale e ovviamente poi con il corpo, Certo. giustamente. È tutto un concerto di cose, però insomma, è chiaro che l'espressione, l'espressività è quella cosa poi che ti invita fin da subito, ti cattura subito l'attenzione e quindi è essenziale un po' esprimersi anche un po' con gli occhi, con le varie espressioni che uno Certo, sì, certo. cosa, insomma. Se prendiamo lei come personaggio burlesque, lei veramente può rimanere vestita e tu non smetti di guardarla in faccia, ma tanti miei spettatori che mi vengono a vedere mi fanno: io ti ho solo guardato in faccia per le espressioni facciali che fai, hai capito? Ed è una soddisfazione per me, che Certo. comunque non guardano solo questo, ma guardano anche le mie espressioni facciali, oppure come mi vesto, oppure che musica ho messo, cioè è bello comunque sentirselo dire. Eh sì, perché evidentemente ci sono degli apprezzamenti che riguardano un po' tutti gli aspetti di quelli che te curi, no? Quindi non solo il fatto che hai messo una canzone, eccetera, ma alla fine poi hai fatto, diciamo, lo show, diciamo, normalmente inteso, ma anche un po' quegli elementi del contesto che te magari ci hai perso tempo a selezionarli o a scegliere un volto anziché un altro.
e ti viene riconosciuto evidentemente anche quella scelta, la bontà di quella scelta, insomma, hai fatto. Quindi evidentemente è una cosa che dà soddisfazione. Dall'altro credo comunque che nell'ambito tuo, nel settore tuo, tu sia una delle poche, perlomeno in Italia, sicuramente in Italia, che la mette su questo campo, cioè che comunque approfondisce questo aspetto particolare un po' anche del mettersi in scena, insomma, no? Perché non Sì, credo. ma guarda, adesso vabbè, sono uscite un po' di sexy star e un po' di porno star nuove. Io una che a me piace tantissimo, che è sul mio filone, è Jessie J. Vero, sì, è vero. Cura molto gli spettacoli, le musiche, è molto bella, si muove bene. Gliel'ho anche detto in privato, che comunque secondo me è top. È anche espressiva, no? Molto espressiva, sì. No, ma poi ha fantasia, ha molta fantasia. Sì, è vero, è vero, è vero. Poi usa tanto proprio il viso, quindi anche quello, nonostante che appunto poi sia, diciamo, chiaramente l'attenzione te la cattura, perché comunque c'è una presenza importante, anche visivamente, questo anche proprio nelle scene hard, poi fa, in realtà è molto espressiva, ci mette la partecipazione, quindi evidentemente poi anche dal vivo questa cosa E fare, insomma. non è volgare, Esatto. assolutamente, non è volgare, anche se lei comunque fa film porno, ma non è volgare assolutamente. Sì, no, infatti questo è vero. E questa è un po' magari una caratteristica difficile, il discorso della coniugazione dello show, magari più esplicito, con la non volgarità che magari uno la mantiene anche col passare del tempo, quindi Certo. mantenersi sempre su un registro raffinato, comunque insomma elegante. È un discorso che insomma chiaramente anche lì è un po' una prerogativa che ti hai sempre avuto, però anche quella perché comunque te la senti come parte di questo taglio che dai te un po' alla professione che hai, insomma, cioè qualcosa comunque di non volgare e comunque di non regalato, tra virgolette, quindi comunque qualcosa di appunto di pensato e di messo in scena. Certo, è qualcosa di mio che io trasmetto agli altri, è la mia personalità. Certo, sì, quindi già un po' il metodo di espressione, insomma, no? Tuo personale. E già tempo fa, appunto, anni fa, avevi già tantissimi spettacoli, tantissimi tipi di spettacoli, c'erano una ventina, mi sembra, che già si parlò di un 19-20. Ora poi l'ha incrementati ancora di più, un po' con qualche altra variabile, questo numero. Come lo gestisci? Gli dai un privilegio a un certo tipo di spettacoli anziché a altri, a seconda delle richieste? Ci sono richieste per. Diciamo che comunque, vabbè, se me lo richiedono lo porto, se no magari se faccio un locale, magari non so, nel locale Carosello ho fatto, quando sono andata lo scorso mese ho fatto anni 30 e l'hostess, magari ripropongo altre cose, per non riproporre sempre le stesse cose. Certo, sì, quindi da uno fa un po' di. Faccio fare il giro ovviamente, poi ovviamente se ho uno spettacolo nuovo lo faccio girare per tutta Italia. E magari incremento con un altro un pochino più vecchio. Certo, sì. Comunque sei sempre orientata molto verso queste epoche. Ci sono dei decenni che ti interessano, che secondo te sono esteticamente più interessanti di altri, no? Cioè dei decenni dove magari anche la donna ha avuto non so, un tipo di estetica, un modo di vestire, un modo di esprimersi, che comunque sono Sì. più stimolanti per te che magari ogni tanto guardi un po' al passato e vedi quel tipo di persona, il tipo di donna degli anni 30, appunto, anziché degli anni 60, eccetera. Cioè, esistono periodi che magari hanno espresso un po' dei modelli femminili che sono belli da riproporre poi su un palco in uno spettacolo di questo tipo, insomma, ecco, Sì, anziché. diciamo che comunque magari, non so, fare uno spettacolo, non so, ad esempio facciamo un esempio che vorrei, che ce l'ho in testa, nel mio immaginario ce l'ho, tipo Fennec, Edwitt Fennec, però magari prendi una fetta di pubblico che magari è grande, perché magari il ragazzino non sa neanche chi è. Sì, probabilmente sì. Però fare lei, secondo me, è tanta roba. Sì, perché comunque appunto a livello di erotismo puro, insomma, poi si è espressa bene È un'icona lei degli anni 70, i film erotici
da quelli, insomma, film erotici proprio delle classiche poi figure, no? Della professoressa, la poliziotta, tutto quanto, insomma, tutte cose che poi, bene o male, sono entrate nell'immaginario italiano, insomma, di erotismo, perché appunto si parlava, erano film erotici e quindi erano il massimo poi di quello che si poteva trasmettere a livello di sensualità, essendo lei poi, insomma, sensuale, molto sensuale, quelli erano proprio un po' l'apice. E magari sì, effettivamente, uno che non lo sa, è probabile che il pubblico medio in questo caso debba avere un attimino più di, inevitabilmente, di età elevata, perché magari quelli lì l'ha vissuti al cinema, quei film l'ha visti al cinema su grande schermo, oppure l'ha rivisti anche dopo, però li conosce, insomma, quindi è colpito da quel modello di donna, diciamo, ecco, quindi... Io sono più su quel filone lì, però ovviamente, sai, comunque ci sono anche i ragazzi più giovani. Ho montato Harley Quinn, hai capito? Sono andata a comprare la mazza, vado in giro. Pensa a te, vado in giro nelle stazioni con una mazza da baseball. La gente pensa, questa è matta. Pericolosa. Quindi sì, cioè, le faccio anche le cose un pochino più aggiornate, però io preferisco sempre i miei cavalli di battaglia, diciamo. Sì, diciamo, l'impostazione è sempre basata un po' su un periodo, insomma, su vari periodi che comunque abbiano questa, ti aiutino un po' a tirare fuori queste cose, insomma, queste caratteristiche che te vuoi inserire di solito negli spettacoli, che, come si è detto, comunque toccano principalmente delle corde erotiche, insomma. Ecco, lì il discorso di questo tipo, in un'ottica differente, quindi diciamo in un'ottica digitale, come può essere appunto quella di una piattaforma online, anziché di una situazione di cam, eccetera, o di dirette, si riesce un po' a coniugare sempre questa sensualità, o per forza di cose poi si va anche nell'esplicito vero e proprio, quindi in un discorso hard, diciamo, ecco. Ti dirò, ho tutte e due, però io cerco comunque sempre di mantenere quel filo là. Poi ovviamente chi è non è soddisfatto, magari non la fa più la gamba, o magari chi è che è soddisfatto, che comunque mi apprezza per quella che sono, la rifà. Però sì, diciamo che comunque l'uomo lo sai meglio di me com'è, no? Quindi Certo, sì, certo. un po' bella bella, ma dopo un po' vuole vedere, capito? Certo, Niente ora. prima o poi si arriva lì, insomma, no? Però, ecco, bene o male, in ogni caso, ecco, la cosa bella magari è che, partendo anche te, allargando questo discorso, quindi espandendoti un po' anche in questo settore, hai riscontrato subito un successo di questa piattaforma, pur rispettando quei canoni tuoi, che sono degli canoni, appunto, in cui in ogni caso c'è una situazione in cui di sensualità, appunto, di varie Sì, ma ad volte. esempio ti faccio un esempio, cioè ho richiamato, ho messo il cavalletto col telefono, facevo la doccia e ho fatto questa scena erotica sotto la doccia, hai capito? Faccio tutte queste scenettine qua, carine, sempre senza sfociare ovviamente nel volgare, perché non mi piace. Cioè, ma poi è una cosa che a me proprio non eccita il volgare, anche nella mia vita privata. Se tu sei troppo violento e irruento, a me non piace. Sì, fatto anche tuo personale, insomma, però Sì, già. anche il mio fatto personale. Io preferisco guardarmi un film erotico, mi eccito molto di più che un film porno. Certo, sì, comunque anche il discorso della doccia è sempre, anche questo richiama sempre i soliti film, Sì. quella persona che spia, no? La donna che si fa la doccia, quindi insomma, è sempre un po' parte di quell'immaginario sempre erotico, che può essere benissimo proposto anche in una situazione del genere, in una piattaforma di quel tipo lì, perché appunto alla fine è sempre un contenuto sempre molto esplicito, però con Certo. garbo, diciamo, no? E, insomma, penso che queste sono un po' le tue cose. E esistono anche, quindi, persone, diciamo, utenti fidelizzati, cioè gente che poi ha rinnovato l'abbonamento, nel senso che al di là poi ha visto che il gioco vale la candela, insomma, non è che ha fatto un mese e poi se n'è andato, insomma, ecco. No, cioè lo rinnovano. Adesso vabbè, è pochino che è aperto. Sì, Bisogna certo. vedere il prossimo mese, però sì, ci sta andando.
vedi che c'è delle risposte positive, insomma, ecco, questo è un po' il discorso. Per te comunque è stata una novità, insomma, portarla lì, questa tua figura, questo personaggio. Sì, lì. Detto, io provo, cioè, provo a vedere se magari può piacere questa mia forma. E anche perché magari, ecco, in questo modo una persona unisce un po' i due lati della medaglia, nel senso che nel momento in cui sei in live, nel momento in cui stai a casa per qualche motivo, hai modo comunque di creare qualche cosetta, anche qualche altro contenuto, e quindi è un'altra situazione di lavoro differente. Però comunque adesso anche con il fatto del lockdown e tutto quanto... impazzito, cioè l'online è andato alla grande, tante mie colleghe si sono salvate con l'online, quindi va bene. C'è tanta gente che magari non può venire nei locali, capito? Perché magari, non so, è impegnata, non può venire, capito? E magari vanno lì. Certo, in prospettiva comunque te vedi il settore tuo fondamentale, e poi appunto quello del settore dell'esibizione, il settore dello spettacolo, il settore dello show, ha avuto una ripresa, è stato aiutato, no, una parola grossa, diciamo, ha avuto una ripresa, sta riprendendosi perché si è ripreso, diciamo, forte un po' del desiderio di ritornare un po' a viverla, no? Dal vivo. Notturna, di vedere l'artista, eccetera, quindi di un discorso di contatto proprio partendo dall'occhio, vedete uno spettacolo oculare, vero. È stato magari complesso, no? Perché non credo che ci sia stata questa grande assistenza verso il settore, quel grande rispetto, insomma, diciamo, non credo ci sia stato. Io non ho proprio sentito parlare nessuno del nostro settore, quindi proprio abbandonato. Ecco, da quel punto di vista credo sia stato ancora più difficile, però mi sembra che nel momento in cui la cosa si è riproposta con una regolarità maggiore, la risposta è stata buona perché c'era proprio voglia, no? Ecco, quindi la gente è tornata invogliata, rispettando le regole, eccetera, però è tornata, insomma, ecco. Sì, la gente è tornata più carica di prima, perché comunque poi, sai, quando ti ferma tutto, magari, sai, prima dicevi no, magari non vado, vado un'altra volta. Poi guarda che cavolo è successo. Quindi, guarda, io adesso da cosa è successo, io ormai, già, bisogna prendere la vita per quello che è, bisogna godersi le cose, e tanto i soldi vanno, vengono, li avremo, non li avremo. Quindi io la penso proprio così, bisogna proprio godersi appieno le cose, perché guarda cosa succede, cioè, chi l'avrebbe mai detto che succedeva una cosa del genere. Quindi... Certo, sì, ti rimette in discussione quelle poche certezze che uno aveva, e quindi a quel punto sei portato un pochettino più a goderti un po' le cose che hai, le occasioni che hai, e in questo caso anche l'occasione che magari ti porta in una sera in un certo posto, quando magari invece prima rimandavi perché era brutto tempo, perché era lontano. Non ci pensavi, cioè, sì, vabbè, poi vado e poi lo faccio. Certo. E invece questa cosa ha aiutato tanto a capire che la gente, che bisogna godersi la vita, che purtroppo non si sa mai cosa può succedere, quindi... Certo, sì. Quindi, insomma, questo è una cosa importante, che speriamo che poi anche in quest'anno trovi più regolarità e trovi appunto, insomma, anche più stabilità, diciamo, anche di programmazione, insomma, no? Come bene o male è stato prima, insomma. E a questo livello, ecco, te comunque sei, diciamo, impegnata, o teoricamente saresti impegnata se ti si presentassero le serate anche in settimana, cioè te ne fai una questione, ecco, di lavoro serale che va anche infrasettimanalmente, o lasci la settimana per la vita tua personale e ti limiti al fine settimana come no, sempre, cioè, può capitare che magari faccio qualche giovedì, però sempre fine settimana, sì. Poi nella settimana faccio altro, mi dedico alla mia vita privata. Certo, sì, il riferimento, insomma, la ripartisci così, insomma, ecco, quindi, e noto, dunque, a livello di body art, eccetera, mi sembra che sei rimasta te, o hai aumentato un po' qualche tatuaggio o meno, ma non mi sembra, no, che hai fatto altri... Ho fatto questo qua, ecco, sì. La via Rose.
Ah, ecco, vedi. Edith Piaf. Edith Piaf. Adoro Edith Piaf. Quindi vedi anche un altro aspetto, no? Quindi la musica un po' la chansonnier, perché no? È chansonnier, quindi la canzone è la proprio vocalmente importante, no? Francese in questo caso. Quindi insomma anche la musica c'ha questo gusto un po' retro, diciamo, no? Sì. Italiana e non, perché la prima si era detto. Sì. Ma anche appunto, quindi anche un po' internazionale, ti rifai un pochettino ai classici, insomma. O comunque, e anche lì, evidentemente, poi questa cosa esce un po', la metti dentro a questo, alle cose che fai, poi, meno male, no? Queste passioni, non c'è niente che rimane poi fuori, insomma, No, tutto un insieme. Un po' un mondo tuo personale, no? sì. E Sally Blue, io lessi Sally Blue perché c'era un che di sangue blu in questa scelta del blu, com'era questo discorso? Io vengo da Torino, cioè sono nata a Torino e ho delle discendenze di sangue blu e quindi ho messo blu. Stava bene, sposava bene, li ho fatti sposare. Infatti, sì, torna bene anche come nome, no? Come Ci nome sta. d'arte, insomma. Quindi, però è anche questo poi fa parte un po' di quel discorso, quindi che c'è un po' di nobiltà anche in quello che poi fai, no? Beh, normale, cioè lo fai come arte nobile, no? Questa la sexy star o la pin-up anche, no? Perché comunque ci si richiama sempre a quel discorso burlesque, quindi volendo anche un po' un modello di donna, diciamo sempre malizioso, però con quella malizia abbastanza, diciamo, garbata. Un po' Monella di Tinto Brass, dai. Sì, Pino Monella. un po' anche quello, sì, forse. Un Quindi, po' quello, dai. infatti, sì, purtroppo, appunto, come si disse, poi anche c'era questa mancanza ormai di cinema erotico, no? Che ormai non, magari inteso come lo intendi te, guardando un po' a quello che si è detto, non esiste, diciamo, più o meno più, perché se no, ecco, appunto, questa cosa ti sarebbe tornata un po' a pennello, no? Anche a livello Sì, di. per me sì, io sarei stata la prima proprio, come visione mia erotica, figurati, io ne avrei fatti 1000 film erotici, però purtroppo in Italia è così, magari in Francia, non so, da qualche altra parte, magari può funzionare, però anche lì devi avere gli agganci, devi avere le conoscenze, Certo, sì. non è facile proprio. Le esibizioni che hai fatto, dunque, ti sei esibita, diciamo, in Italia e basta o anche all'estero? No, ho fatto anche estero, sì, ho fatto anche estero. E hai riscontrato sempre un po' con questi tipi di spettacoli tuoi, insomma, il fatto che sono piaciuti proprio. Ah, all'estero sì, sono andati fuori, sì, all'estero sì. Sì. Ma hanno un'altra, non è perché voglio screditare il pubblico italiano, ci mancherebbe. All'estero hanno un'altra visione degli spettacoli, cioè tu sei un artista, tu stai facendo show. Oh, basta, cioè. Anche solo in Slovenia, quando sono andata a fare spettacolo in Slovenia, ho fatto spettacolo, ho compilato il bordereau, quello delle canzoni, capito? Cioè, io stavo comunque facendo uno spettacolo. Poi comunque mi hanno chiuso in una stanza dove comunque la gente entrava, faceva la foto uno per volta. Comunque ti senti, sai, apprezzata per quello che fai. È bello. Sì, È una bella certo. cosa. Come volgarità, diciamo, ecco, non l'hai riscontrata nemmeno nelle persone che ti hanno poi mediamente che ti hanno contattato per un discorso, diciamo, più di appunto nel digitale, magari conoscendoti si sono rapportati con te in maniera più, non dico educata, ma comunque insomma garbata, diciamo, lucida, sobria, insomma, c'è cioè, stato un No, po'. no, diciamo che comunque il pacchettino me lo regalano sempre. Hai capito, no? Che Sì. pacchettino. Sì, me lo regalano sempre. Un bel buongiorno col pacchettino sempre. Non manca mai, quello non si chiama magari. Non manca mai, perché comunque poi sai, non capisci più niente, il sangue va là sotto. Perché, vabbè, ormai sono abituata, potrei aprire una fabbrica per tutti quelli che mi mandano. È una collezione, La sì. collezione. Però ecco, diciamo che chiaramente te l'aspetti, insomma, quindi fa un po' parte di quella dimensione lì, Ma sì, quantomeno. fa parte del gioco, dai. Alla fine, cioè, basta veramente, cioè, non sfociare nella maleducazione, poi. Sì, poi dopo, insomma, un po' di vivacità, insomma, uno Ma se la. sì, non è mai morto nessuno per un pene, dai, diciamo. Non è quello che, insomma, c'è altre cose, insomma. Sì, appunto.
Allora, dunque, quindi in questo anno qua che ora è iniziato, l'obiettivo, quanto ho capito, l'obiettivo, diciamo, una delle cose che farai o che comunque ti daranno questa gratificazione sarà un po' vederti un po' questo libro o comunque questa componente, diciamo, tua letteraria, dargli un po' una definizione, insomma, dargli un po' una definizione di uscita, quindi pubblicazione, eccetera. Sì, farò poi una serata dove pubblicherò poi il mio libro, dove farò gli autografi, regalerò qualche copia e speriamo vada bene. Speriamo vada bene. D'altronde, insomma, è da tempo che ti ci dedichi, insomma, quindi già il fatto che sia arrivata alla fine, alla conclusione del. Non è stato facile richiamare tutto, cioè è stato abbastanza tosto, quindi sì, ci ho messo un po' di anni a farlo uscire fuori, però. Immagino di sì, perché comunque poi insomma uno deve trovare la giusta via di mezzo fra l'esperienza di vita, il ricordo e la rielaborazione. Quindi insomma non è facile, ci vogliono diverse revisioni. E allo stesso tempo poi porterai avanti, questo discorso un po' dell'insegnamento, delle lezioni ricomincerà. Sì, lo farò ricominciare, appena metto un po' di cose a posto, sì, ricomincerò a insegnare. Perché anche lì, insomma, ci sono delle persone interessate a imparare queste cose, no? Tantissimo, ma poi ci sono anche solo, guarda, donne che magari non so, non hanno, hanno un po' perso, non so, quel sex appeal, no? E magari vengono da me e mi dicono, guarda, devo fare un regalo a mio marito, non è che mi dai due dritte. E io sto lì, sai, gli monto un pochino qualche scenetta, qualche cosa, e sai, il marito è contento, alla fine è anche un aiuto per loro, hai capito? Per la coppia, è bello, no? Poi vengono lì, comunque si sentono donne, si sentono femmine, è una cosa carina. È un aiuto un po' anche per la femminilità, per risvegliare un po' la femminilità, no? Che certe volte magari poi scompare, che nel quotidiano, tutto Ma sì, quanto. è normale, cioè, tante sono mamme. Hai capito? Sono magari, non so, hanno appena partorito, magari sono un po' sovrappeso, però quello anche quello non c'entra, perché comunque anche se tu sei un po' curvi, la tua femminilità c'è lo stesso. Non è che per forza devi avere uno stereotipo di donna secca, slanciata, con le tettone, capito? Tutte siamo belle a modo proprio, cioè Sì. basta Questo farlo uscire. mi sembra che già una cosa che ci ha avuto buono in internet magari è stato questo, che sono uscite di diversi tipi di donne come modelle e a livello proprio fisico diverse l'una dall'altra. Quindi si è valorizzato un po' e si valorizza, diciamo, per chi è interessato, un po' tutti i tipi di fisicità. E questo magari è stato importante perché magari in un momento in cui non c'era la rete ancora te avevi lo stereotipo, come hai detto te, della sexy star o comunque della donna che lavora nell'ambito dell'adult un pochettino, diciamo, fissa con quei canoni precisi, fisici, volti un po' alla perfezione, tra virgolette, no? Sì, E vabbè, invece. diciamo che comunque il settore dove siamo noi comunque devi essere sempre, sai, Certo. sempre molto squadrata, sai, sempre molto attenta e tutto quanto. Nei corsi che tengo io comunque ho tutte le fisicità, hai capito? Perché comunque non è che devono fare uno spettacolo, devono comunque fare lo spettacolo al marito, oppure lo fanno solo per loro, capito? Per sentirsi meglio, per mettersi un paio di tacchi e passare una giornata diversa, hai capito? Sì, anche per se stesse, insomma, quindi la soddisfazione nasce lì, poi dopo chiaramente quello che viene magari per un compagno, eccetera, è tutto riguadagnato, però la cosa, insomma, è mirata un po' al fatto che una persona si senta bene con la fisicità che hai, quindi Con se magari. stessa, sì, si deve solo sentire bene con se stessa e poi mi ringraziano dopo che lo fanno, io, perché poi io gli dico dimmi poi come va, come non va, se è andata bene, poi mi ringraziano, mi dicono grazie mille, Quindi ecco, questa è è stata bella come esperienza, hai capito? una gratificazione sia tua che loro, insomma, visto che è importante, insomma, portarla avanti, bene o male, perché è anche un altro aspetto sempre per comunicare un po' quello che te, bene o male, hai fatto e quello che fai poi in prima persona quando lo spettacolo è tuo, insomma, diciamo, no? Questo è un po' il discorso. Poi contemporaneamente a quello che ho capito, quindi poi manderai avanti anche questa piattaforma, quindi manderai avanti l'OnlyFans in maniera, non dico quotidiana, ma insomma abbastanza Sì, frequente, no?
Perché tanto comunque non è che ti, cioè, l'OnlyFans non è che ti, cioè, magari ti prepari il materiale, poi magari fai un po' di messaggi, capito? Però comunque se tu sei, hai un buon materiale già preparato, comunque poi lo metti, lo vendi. E certo, quindi insomma è un'attività che poi impostata in un certo modo, non dico avanti da sé, però sai già come, come gestirla. Ti devi solo organizzare, ti devi solo un po' organizzare bene e poi va, funziona. Certo, sì, quindi insomma un modo in più. Allora, niente, allora a questo punto io intanto ti ringrazio un po' per la chiacchierata piacevolissima e chiaramente i social sono rimasti sempre quelli soliti, no? Quindi non c'è stato nessun rinnovo di account da qualche parte, no? Sono sempre stati quelli... No, penso mi hanno bloccato Instagram quando... Sì, allora Shelly Blue 6. Su Instagram. Ah, sì. Se lui sei poi a numero proprio, eh? Sì, perché è il sesto profilo. Ah, bene, bene. Giustamente. Quindi, insomma, la sesta stagione. Che poi in realtà penso che ti segua, anche se non, anche a questo punto non lo so se è quello giusto. Comunque ci rivado a vedere. Quindi in ogni caso è il sesto. E quindi ecco, appunto Instagram, così come Twitter, così come Facebook, la pagina... d'artista, insomma, no? La pagina tua, e quindi ecco, chiaramente l'in bocca al lupo è un po' per tutti questi branchi del settore che hai messo un pochino in gioco, quindi sia quello che è storico tuo, no? Che ormai diciamo è ampiamente rodato, sia questa parte quindi più nuova che insomma ti rimetti non ti dico in discussione, però insomma ti confronti anche con quest'altra situazione diversa online, insomma, e quindi inevitabilmente poi cresci anche da un altro punto di vista, insomma, no? Anche per te sarà una soddisfazione giocartela da entrambi i lati, insomma. E sì, sempre stata una che si butta nelle cose. Quindi, anche quando ho iniziato a fare spettacoli, ho preso e mi sono buttata. Quindi, sono così. Si è buttata, però poi insomma ha fatto tutta questa, tutto un training. Ho fatto tutte queste cose, però ho preso e mi sono buttata. Ho detto, la va o la spacca, guarda. Ma che vada non vale. Certo, sì. Non, l'impatto, diciamo, è stato un ragionamento di pancia, però poi dopo te lo sei studiato nella maniera più professionale, insomma, possibile. Me lo sono anche studiato, sì. Me lo sono anche studiato. Perché a quanto ho capito, sì, insomma, no, perché sennò non si starebbe qua oggi come non ci si stava anni fa, insomma, quindi c'è stata una continuità nel percorso che hai dato, che non è facile, perché comunque, appunto, si è detto, riguarda, se si vuole, anche un percorso un pochettino che impegna un po' tutto, come si è detto, no? Impegna il cervello, impegna il fisico, quindi insomma non è così scontato. Sì, ho fatto tanta gavetta, ecco. Ho fatto magari locali di M, per poi arrivare a quelli là di alto livello, capito? Certo, sì, quindi insomma uno si fa tutta l'escalation, per cioè, è normale, cioè ci va la gavetta come in tutte le cose, perché comunque poi capisci bene da dove sei arrivata, da dove sei partita e da dove sei arrivata. Che gli dà anche più valore, inevitabilmente, appunto, tutt'altro. Allora, visto che siamo poi verso il fine settimana, anche se poi l'intervista magari andrà, la metto a inizio settimana, io ti faccio un bocca al lupo per questi giorni, se c'hai in programma qualcosa, credo di sì. Sì. Quindi ancora un grazie per ora. Grazie. E si sentirà presto, e sei stata sempre simpaticissima e spontanea, che è la cosa che mi piace di più. Grazie mille, ti abbraccio. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.